Buongiorno amiche e amici di Volonbrite, siamo qui alla visita guidata organizzata dal MAU e l'associazione Volonbrite e volevamo chiedere un po' quali sono state le prime impressioni, se ha emozionato questa visita. Sì, è stata un'esperienza veramente molto molto bella, molto emozionante e per le persone con una disabilità visiva è molto importante potersi avvicinare a queste opere attraverso anche una narrazione e una descrizione teatralizzata come è stato fatto in questo caso. Allora, le persone che sono completamente cieche non hanno la possibilità chiaramente di percepire queste opere e quindi per loro è assolutamente fondamentale una descrizione. Per le persone ipovedenti, come il mio caso, che magari hanno una percezione visiva, è comunque assolutamente importante questo tipo di esperienza perché ci aiuta a cogliere dei dettagli, delle sfumature e una ricchezza emotiva che queste opere esprimono che diversamente non riusciremo a cogliere. E ho visto che alcune opere poi erano collegate a tantissimi significati. Io ho studiato un liceo artistico, però ho visto poca pratica. In realtà vedendo questo museo mi ha dato tantissimo i collegamenti anche derivanti dalla mia educazione. Poi essendo sorda sono molto più visiva e mi ha dato tantissime emozioni. Allora sì, in realtà pensavo appunto che fosse un piccolo paese di poesia, coi colori, il visivo, è proprio luminoso, una sorta di poesia, e mi ha dato un'emozione legata anche alla vista della storia, e i disegni stessi trasmettono la loro emozione, quindi anche legata alla storia, alla società attuale, e rimane la memoria di questa storia in queste opere. Bellissimo, mi ha dato molte emozioni. Significa che è anche un ricordo storico. Beh, tradurre una guida è sempre una cosa di forte interesse, che comunque dà curiosità, anche perché per noi interpreti, noi spesso non abbiamo materiale su cui studiare e prepararci in anticipo, e quindi è molto simultanea l'interpretazione. Se viene fatta una spiegazione effettiva sull'opera spiegata, ovviamente il messaggio arriva molto più chiaro alla persona con cui ci si approccia. È stata un'esperienza molto interessante e stimolante, anche perché ho trovato in queste visite che abbiamo organizzato un pubblico molto interessato, e tante domande, tante richieste, per cui è stato proprio piacevole accompagnare delle persone che si sono dimostrate appassionate di quello che spiegavo e raccontavo, e cosa che in realtà poi non sempre capita con pubblici più consueti, e quindi è stato proprio anche stimolante per me andare a rispondere a delle domande magari anche un po' più difficili, però certamente interessanti.